Mi voglio soffermare adesso sulle prime pagine delle Leggi, l'ultimo dialogo di Platone di cui abbiamo detto qualcosa nel video precedente. Ricordo che i protagonisti del dialogo sono un ateniese, non meglio specificato, Clinia di Creta e Megillo di Sparta. Questi ultimi due personaggi, soprattutto Megillo di Sparta, sono poco più che delle comparse, mentre le argomentazioni principali vengono svolte dall'ateniese. L'ateniese all'inizio della passeggiata, chiamiamola così, che porterà i tre da Cnosso sul monte Ida presso il santuario di Zeus, comincia con una domanda precisa rivolta a Clinia. Egli gli chiede qual è il principio che sta alla base della istituzione dei pasti in comune a Creta, degli esercizi ginnici e dell'armamento che il soldato cretese è tenuto a portare con sé. Il principio, risponde Clinia, è semplice, dice, ognuno comprende che il legislatore ha istituito i pasti in comune e ha regolato appunto gli esercizi ginnici e l'armamento in un determinato modo in vista della guerra. Quindi le leggi che riguardano questi particolari aspetti della vita del cittadino cretese sono state pensate in vista della guerra. Per esempio, riguardo ai sissizi, i pasti in comune, il legislatore, tenendo presente che durante una spedizione militare è regola di prudenza che i soldati mangino insieme senza dividersi, no? Per poter meglio resistere ad un eventuale attacco a sorpresa dei nemici, Clinia sostiene che il legislatore ha fatto bene a mantenere questa consuetudine, a regolare questa consuetudine, a includere questa consuetudine militaresca anche in tempo di pace presso i cittadini cretesi, perché evidentemente è bene che i cittadini siano sempre pronti ad affrontare la guerra, ad essere esercitati alla guerra. E ciò è bene perché, nell'opinione di Clinia, ogni città è in guerra con tutte le altre. Quindi Clinia esprime la convinzione che, essendo la condizione normale dello Stato, della città, della polis, quella di una perpetua guerra con tutte le altre città, evidentemente la legislazione deve mirare a rendere i cittadini quanto più atti, quanto più abili ad affrontare una guerra che è sempre dietro l'angolo. L'ateniese, dopo aver lodato Clinia per questa risposta, chiede se la guerra non esista anche tra gli individui della stessa città, se non si debba parlare anche di una guerra interna, non soltanto di una guerra esterna tra città e città, e addirittura se la guerra per caso non sia anche quella che un individuo combatte con se stesso, quindi una specie di guerra interiore. Clinia loda l'ateniese per aver posto la questione in questi termini, per averla meglio chiarita, e senza dubbio egli è d'accordo con lo straniero di Atene nell'ammettere che esiste una guerra anche interna alla città,
la guerra tra le fazioni, la guerra civile, la stasis, no? Questa guerra interna che esiste anche all'interno della città, tra le diverse fazioni, tra i diversi partiti, esiste anche tra famiglie e famiglie, esiste anche all'interno della famiglia, tra i diversi individui che la compongono, ed infine è una guerra che può interessare anche l'individuo, cioè l'individuo può combattere una guerra contro se stesso, come quando noi siamo combattuti tra diversi oggetti del desiderio e non sappiamo se cedere alla tentazione oppure resistere in ordine a considerazioni di carattere morale, per esempio. Quindi questa guerra interiore che si combatte all'interno dell'individuo, che l'individuo combatte con se stesso, è paragonata allo scontro all'interno delle famiglie, tra i membri di una stessa famiglia, o all'interno della città, lo scontro tra le famiglie, tra le fazioni, tra i diversi partiti che si contendono, per esempio, il potere, che vogliono la preminenza in una determinata società, in un determinato stato, in una polis. Bene, l'ateniese dunque porta Clinia a concordare con lui intorno al fatto che la guerra non è soltanto una guerra tra città e città, una guerra esterna, ma può essere anche una guerra interna, una guerra addirittura interiore, che riguarda l'individuo alle prese con se stesso, alle prese con le sue passioni, con i suoi desideri, con le sue ambizioni, con la sua coscienza e così via. Naturalmente in ogni guerra c'è un vincitore e c'è uno sconfitto. Allora è lecito chiedersi se, per esempio, nella guerra interiore si possa essere superiori a se stessi o inferiori a se stessi nel caso in cui si vinca la guerra contro se stessi o al contrario la si perda. Quindi è lecito dire che io sono superiore a me stesso quando vinco me stesso, quindi quando vinco la forza dei miei desideri smodati e riesco in qualche modo a impormi una regola di condotta. La guerra contro se stessi la si vince nel momento in cui si riesce ad avere il dominio dei propri affetti, il dominio dei propri desideri, a regolare la propria condotta, cioè a sottoporla all'impero della ragione, della retta ragione. Mentre se non si riesce a fare questo, è lecito dire che si è inferiori a se stessi, cioè che si perde la guerra contro se stessi, che non si riesce in qualche modo a dominarsi, ad avere il controllo dei propri affetti, a dei piaceri, dei dolori che ci possono capitare, e quindi in un certo senso diventiamo inferiori a noi stessi. Quindi l'argomentazione non può prescindere da questa constatazione, e cioè, ripetiamo, la guerra non è soltanto la guerra tra città e città, non è soltanto la guerra esterna, ma la guerra può essere anche interna alla stessa città, in questo caso noi parliamo di discordia civile, di guerra civile. La guerra può essere anche interna ad una famiglia, quando il padre
è in guerra con i figli o il marito, è in guerra con la moglie, eccetera, eccetera, e la guerra può essere anche una guerra che l'individuo combatte con se stesso. Dunque, in questo ultimo caso, noi possiamo certamente dire che l'individuo è superiore a se stesso quando vince questa guerra, quindi quando sa dominare i propri impulsi, quando sa dominare le proprie passioni, i propri appetiti, sottoponendoli alla regola della ragione, mentre è inferiore a se stesso quando invece si lascia trascinare dalle proprie passioni. Si lascia trascinare dall'ira, per esempio, si lascia trascinare dagli eccessi per quanto riguarda le questioni del piacere, non sa opportunamente tener testa al dolore e così via. Quindi in questo caso noi possiamo dire che l'individuo perde la guerra con se stesso ed è dunque inferiore a se stesso. A questo punto arriva la domanda insidiosa dell'ateniese che porterà Clinia ad ammettere ciò che prima non aveva voluto ammettere di primo acchito. L'ateniese domanda se questo ragionamento, cioè che si può essere superiori o inferiori a se stessi, non possa essere applicato per caso anche alla città. E Clinia è d'accordo nel dire che anche nel caso della città possiamo dire che la città è superiore a se stessa o inferiore a se stessa a seconda che la sua parte migliore, quindi la minoranza di cittadini virtuosi, ben educati, capaci appunto di dominare se stessi, hanno il governo sulla maggioranza che è incapace di dominare se stessa, che quindi Plinia definisce come la massa dei cittadini peggiori, quindi di coloro che non sono in grado di dominare se stessi. Nel momento in cui all'interno della città il potere è nelle mani dei cittadini peggiori, ecco, in questo caso noi possiamo dire che la città è inferiore a se stessa, mentre nel caso contrario, in cui il potere è esercitato dai cittadini migliori, quindi dalla minoranza dei cittadini che è in grado di dominare se stessa, evidentemente anche di questa città potremmo dire che essa è superiore a se stessa, perché appunto governano i cittadini migliori. Quindi questo paragone tra l'individuo e la città, l'individuo superiore o inferiore a se stesso quando sa dominare i propri impulsi, e la città superiore a se stessa quando appunto i suoi cittadini migliori hanno il governo della città e quindi si impongono sulla maggioranza che non è in grado di tenere a freno le proprie pulsioni, i propri istinti, che non è in un certo senso ben educata, no? Perché l'idea qui di base è che i cittadini migliori sono quelli che hanno ricevuto un'eccellente educazione, che quindi sono sostanzialmente cittadini virtuosi. Qui l'ateniese aggiunge un'ulteriore considerazione che suona un po' strana alle orecchie di Clinia, cioè introduce il discorso della giustizia. Chi sono i cittadini migliori? Sono quelli più abili, sono quelli più capaci? Sono quelli più coraggiosi, gli hanno dimostrato di essere più validi in guerra, i condottieri che hanno portato l'esercito alla vittoria, o per caso non sono
coloro che dimostrano la più alta virtù? O per caso non sono i saggi, i temperanti, i giusti, coloro cioè che sanno governare dando a ciascuno il suo, senza lasciarsi vincere dalle ambizioni, senza badare alle ricchezze, ma avendo come fine della loro vita e della loro azione di governo il bene comune? Ecco, questo discorso suona un po' strano a Plinia, cioè il fatto che l'ateniese, in un certo senso, dica chiaramente che i cittadini migliori sono anche cittadini che sono capaci di agire virtuosamente, cioè di essere, lo dirà più tardi, leali e dotati di quella virtù completa che consente appunto di mettere gli interessi personali in funzione subordinata rispetto agli interessi dello Stato. Naturalmente Clinia non può fare a meno di acconsentire a questa interpretazione dell'ateniese, no? L'ateniese aveva detto: lascia che io interpreti le tue parole in questo senso, cioè nel senso che i migliori, quelli che tu dici cittadini migliori, che appunto quando hanno la prevalenza in uno Stato, in una polis, quando governano sulla massa dei cittadini peggiori, fanno sì che la città sia superiore a se stessa, ecco, lasciami interpretare, dice l'ateniese a Clinia, lasciami interpretare queste tue parole nel senso che i migliori sono i cittadini appunto che sanno agire con giustizia, sono i cittadini quindi che dimostrano nelle loro azioni di governo la massima virtù. E naturalmente Clinia non può che accettare questa interpretazione, anche se, come dicevamo poco fa, è un'interpretazione che suona un po' strana alle sue orecchie. E a questo punto il discorso tocca appunto la questione della virtù, delle virtù, no? Di cui abbiamo anche trattato nel video precedente. La virtù che rende i cittadini migliori evidentemente è la temperanza, cioè la capacità appunto di imporsi, di dominare se stessi, di, come dire, di governare i propri appetiti, le proprie pulsioni, di non eccedere nei piaceri, di non lasciarsi vincere dai dolori, e insomma questa temperanza che è anche saggezza, no? La saggezza che dirà Aristotele più tardi è la capacità, come dire, di prendere la decisione migliore nelle diverse circostanze della vita, che è evidentemente anche la decisione più giusta. Per esempio Aristotele dirà che saggio è colui che sa ben amministrare una famiglia, saggio è colui che sa governare uno Stato e far sì che lo Stato appunto sia prospero e felice. Quindi la saggezza riguarda soprattutto l'agire pratico dell'uomo, e che evidentemente non può essere distinta dalla temperanza, dalla moderazione, dalla capacità di dominare se stessi, e non può essere distinta neanche dalla giustizia, perché la giustizia, la temperanza, la saggezza, il coraggio di cui appunto parlava Clinia, e sono sostanzialmente aspetti di un'unica virtù, sono aspetti, diciamo così, strettamente connessi gli uni agli altri e non distinguibili, diciamo così, se non per le esigenze dell'esposizione,
dell'unica virtù, della virtù completa. Ecco, dunque il cittadino è in modo particolare il governante, colui che ha la responsabilità di governo, e per poter far bene, diciamo così, il proprio lavoro deve possedere questa virtù completa. Non gli basta soltanto il coraggio, non gli basta soltanto la virtù militare. Coclini, ricordatevi che era partito dalla considerazione che il legislatore cretese aveva redatto le leggi in vista della guerra, e quindi le leggi erano volte a far sì che i cittadini avessero in maniera preminente la virtù del coraggio e fossero pronti poi atti a compiere tutti gli atti di guerra opportuni contro i nemici esterni. La virtù del coraggio però non è sufficiente, è soltanto quarta, diciamo così, tra le altre virtù. Viene prima la saggezza, la giustizia, la temperanza, il coraggio, o meglio possiamo dire che la virtù completa sia l'armonioso, come dire, compenetrarsi di queste virtù. E allora a questo punto Pliny è costretto ad ammettere che il legislatore di Creta, Minosse, ricordiamo che la tradizione voleva che Minosse e Radamanto, figli entrambi di Zeus, fossero i primi legislatori di Creta, così come Licurgo, ispirato da Apollo, fosse il primo legislatore di Sparta. E dicevo che le leggi di Creta e le leggi di Sparta sono, nella nuova prospettiva aperta dall'ateniese, sono state date ai cretesi e agli spartani non tanto in vista della guerra, non tanto per favorire, diciamo così, un'unica virtù, quella che serve nella guerra esterna, il coraggio, ma sono state date in vista della pace, e cioè in vista della pace accompagnata da reciproca benevolenza, cioè soltanto il coraggio non basta, perché nello scontro tra le fazioni, e Clinia ha ammesso che all'interno della città si possa verificare lo scontro tra le fazioni, cioè la guerra civile, la stasis, vale di più una persona fidata, una persona leale, che non una persona che sia soltanto coraggiosa. E allora qui ecco che questa virtù completa, questa virtù perfetta che Platone chiama pistotes, cioè lealtà, fiducia, e che, come dicevamo, è l'insieme di quelle quattro virtù, e implica la giustizia, implica la saggezza, implica la temperanza e implica anche il coraggio. Ecco, questa è la virtù che unica è in grado, in un certo senso, nello scontro tra le fazioni, di, come dire, di salvare la patria, cioè nella guerra civile, quando si tratta di affrontare, diciamo così, una guerra che tra tutte è la più dura, la più odiosa, la più penosa, c'è bisogno di persone leali, di persone che sappiano sacrificare il loro interesse personale all'interesse della patria, che sappiano essere leali, che sappiano, diciamo così, dimostrare nel comportamento di essere affidabili, appunto, no? La pistis, no? È la fiducia, no?
Platone cita Teognide, alcuni versi di questo poeta, che appunto dice: non c'è niente di più prezioso nella guerra tra le fazioni che l'uomo leale, che l'uomo su cui si può fare affidamento, su cui si può contare, che appunto mette l'interesse comune, la salvezza della patria al di sopra dei propri egoismi personali. E questo è detto per un contrasto, diciamo così, a un altro poeta, Tirteo, no? Il poeta che canta il valore di Sparta, canta la guerra, no? Poco prima Platone infatti aveva citato Tirteo, alcuni versi di Tirteo in cui il poeta esaltava appunto il coraggio in battaglia e diceva: io non ho nessuna considerazione, nessuna stima per gli uomini, a meno che essi non amino lo scontro corpo a corpo con il nemico. Dunque il ragionamento dell'ateniese porta Clinia a dover ammettere che lo scopo ultimo, il bene supremo, che il legislatore aveva di mira nel redigere le leggi di Creta non è la guerra, ma è la pace accompagnata da reciproca benevolenza, la pace interna, quindi la concordia tra i cittadini della città. Concordia tesa a scongiurare la guerra civile, che tra tutti i mali è il peggiore. Concordia, appunto, che si fonda sulla virtù, su quella giustizia perfetta, su quella pistotes, su quella lealtà, che non è altro che la virtù completa, l'armonizzarsi della saggezza, della giustizia, della temperanza, del coraggio negli uomini a cui spetterebbe per natura il governo della città, il governo dello Stato.